24 tappe, 244 tra camminatori e ciclisti coinvolti, oltre 572 chilometri già percorsi. Cammina Foreste Lombardia 2017, evento promosso da IRSAF, è giunto a metà del suo percorso. Dopo Mantova, Brescia e Bergamo, la manifestazione sta infatti attraversando la Valtellina. Ha già interessato il Parco dello Stelvio, la Val Belviso, il Sondriese e prosegue ora in direzione Bassavalle. Nella Sogno di Sopra, tra le frazioni di Moroni e Pradella, abbiamo incontrato la comitiva di Cammina Foreste. Stiamo partecipando al Cammina Foreste di Lombardia 2017, che unisce un po' le foreste di proprietà di Regione Lombardia gestite da IRSAF. E questo sentiero di 700 chilometri vuole un po', come dire, essere una fiaccola, dei camminatori che portano una fiaccola verde. Per ascoltare un po' tutte le esigenze del territorio. È proprio un balcone sopra Sondrio, tra vigneti, belle case direi anche, e soprattutto anche bei boschetti che ogni tanto fanno un bene dall'ombra, perché comunque è un sentiero sempre esposto al sole. Abbiamo incontrato anche delle belle realtà, ecco, belle realtà associative, di volontariato che recuperano i terreni abbandonati dai vigneti. Stiamo entrando proprio anche nel Ecomuseo del Monterolla, che è una bella realtà di Sondrio. L'Ecomuseo è nato per la volontà dei comuni di Sondrio e Castione per la valorizzazione del territorio, in buona sostanza, e di tutto quello che è della popolazione anche. Quindi è la popolazione che si riappropria del territorio anche in certi punti abbandonati per appunto valorizzarlo e cercare di farlo conoscere. Vogliamo raccontare il lavoro di recupero dei terreni che avete portato a compimento? Sì, allora il recupero dei terreni all'interno del progetto Più Segni Positivi e all'interno dell'azione cantiere in modo particolare, con tre annualità distinte, una sul recupero dei sentieri, una sul recupero dei terreni di utilità comunale e la terza invece che è il recupero della zona di Castione Andevenno, della collina di San Rocco, dove verrà recuperato da bosco a vigneto in quest'ultima annualità del progetto. Adesso stiamo andando verso il sentiero Balcone, che invece è stato recuperato l'anno scorso all'interno del progetto Più Segni Positivi, grazie anche al contributo dei Lions di Sondrio, che hanno contribuito significativamente a livello economico al sostegno dell'iniziativa. Il sentiero parte da Sondrio, il sentiero Balcone attacca qui in alto ormai, per cui la parte più difficoltosa è quella dello strappo che si fa a salire da Sondrio fino a prenderlo qui in quota. Tutto l'anello sono circa 13 km, 13 km e mezzo per 500 metri di dislivello.